Dunque, noi oggi abbiamo l'ospite Carlo Parente. Prima di introdurre nell'ospite, voi avete letto anche il comunicato stampa, io ci tenevo a un certo punto particolarmente ad avere Carlo qui da noi, perché Carlo rappresenta un esempio di come si possa coniugare la vita professionale con la vita con le proprie passioni umanistiche. Un tempo i medici erano degli umanisti, adesso lo sono meno, ahimè, un tempo erano dei grandi umanisti. Io sono figlio di medico umanista, lo dico con... Io ho scritto il decalogo della salute che sta sul nostro sito e ha suscitato molte polemiche tra i medici della mia famiglia, cioè l'unico che è rimasto dei medici della mia famiglia è mio fratello, che ha avuto una forte diversità su quel decalogo, perché parlava appunto molto più di mio padre che di mio fratello, ma non perché non stimassi, poi siamo gemelli, io sono soggiaccio alla... con l'affetto nei suoi confronti, sono costretto perché gli ripeto, siamo carne nella stessa carne, siamo stati nello stesso piccolo spazio ristretto, diciamo così. Però penso che i medici di una volta avessero una formazione personale, scolastica, dico proprio di tipo di impostazione scolastica, totalmente diversa dai medici di adesso. I medici oggi sono molto più tecnocratici, molto più specializzati, molto più, probabilmente anche molto più informati. Dei medici un po' tuttologici che erano i medici di nota, però ovviamente non me ne voglia mio fratello, io l'ho scritto, quindi sta nel decalogo della salute, perché ho fatto non solo il decalogo ma anche il commento al decalogo, quello è stato forse ancora peggio del decalogo, che è stato il motivo di ulteriori polemiche con alcuni amici medici. Quel decalogo però nasceva da un errore medico che era stato fatto nei miei confronti da un medico, non nei miei personali confronti, nei confronti di mia moglie, da un medico che aveva fatto un errore medico grave, per il quale io non avevo preso alcuna iniziativa, perché si trattava di una persona amica, e quindi nasceva da una reazione uguale e contraria all'errore medico grave che era stato commesso da questo medico. E nasceva quindi da una riflessione sulla professione medica. Ci ho tenuto particolarmente, perché Carlo, secondo me, ha questa... riequilibra quel dubbio che ho sulla formazione umanistica dei medici, un dubbio che però in un caso di Carlo è sconfessato. Abbiamo gli altri medici in sala che quelli che conosco so che hanno invece anch'essi un'inclinazione agli studi umanistici, ripeto, da cui nasce. Io dico spesso che prima della filosofia ci stava la medicina, la filosofia viene dalla medicina, non la medicina dalla filosofia. E il tema che oggi trattiamo è non solo legato ad uno dei due libri, perché io ho voluto concentrare l'incontro di oggi su uno dei due libri di poesie di Carlo. L'altro era stato, che ho molto apprezzato, ma era stato già presentato, più risalente, del 2006, io ho voluto, come hai visto, dare un taglio più legato, anche se in quello precedente c'era questa straordinaria commistione tra... momenti delle immagini legate al disegno e poesia, in cui c'era sempre una corrispondenza tra poesia e... Era voluto, l'abbiamo studiato per sì. Qui invece c'è solamente nella parte... Giovinale c'è di meno. C'è in questo disegno introduttivo. Questo disegno. Che però è sintetizzato. Che è sintetizzato perfettamente, sì. Lo spirito del disegno. Alcuni medici sono straordinari scrittori, inutile dirlo. Io ci tenevo però che Carlo, al di là del libro, ci parlasse anche di alcune cose che sono contenute in alcune esperienze che lui ha fatto, quando si è occupato in qualche modo di due cose, lui non lo sa, io non l'ho avvertito prima che gliel'avevo chiesto, però da qui vorrei partire con Carlo, poi parliamo del libro. Lui si è occupato, nel libro riportato, credo nella parte, no, qui no, forse nella, no, nella parte finale, ecco, nella biografia, sì, nella biografia riportato con ciao Lina, ho riportato con l'ho letto di lì, sì,
la tua relazione del 2011 a Fisco Sannita, su verità e poesia, e il tuo affrontare anche da medico pediatra, quale sei presso l'ospedale Padre Bene Fratelli di Benevento, il rapporto tra, in generale, tra il discorso etico, che è molto presente nella tua poesia, il discorso etico e il discorso poetico. Siccome è un argomento che io tratto molto nei miei studi di diritto, il rapporto tra etica e poesia, mi interessava molto partire da questo. Cioè, la poesia esprime una verità, se esprime una verità, quale verità esprime? E soprattutto, se la poesia incita e indica una strada di virtù, e soprattutto lo è stato per te, non è stato o non lo è stato per te, un percorso virtuoso, la poesia anche dal punto di vista umano, professionale, civico. Io sento nella tua poesia una forte compenetrazione dei valori civici, e quindi io volevo partire da questo, dato che noi siamo una fondazione che si occupa sul territorio di diffondere i valori civici, i valori etici, e cercando il più possibile, dal mio punto di insegnarli ai giovani e trasmetterlo ai giovani, mi piaceva partire dalla conversazione, poi lo vediamo applicato nelle singole poesie che andiamo a leggere. Di questo libro, che dico qual è, che è il libro in particolar modo presentiamo oggi, che è Mille alberi, sette fantasmi, un solo Dio, che sono dei tre passaggi del libro, tre passaggi poetici del libro. Poi vi leggerò alcune cose, ovviamente anche con l'aiuto di Carlo. Non sono bravo a leggere, tu mi dici quello, io faccio il tuo lettore. Però partiamo da questo rapporto tra verità e poesia e tra virtù e poesia. Come ho visto che tu te ne sei occupato, mi incuriosisce molto come te sei occupato, che non ho letto la relazione che tu hai tenuto a Pesco. Intanto ho detto allora che io ho tre relazioni sulle persone, così tipo, adesso nel corso del finiremo, diciamo, alle 3 che abbiamo qua PowerPoint, possiamo giocare, possiamo continuare sulla... No, non ci si aspettano per la cena, che il nostro ospite chiudono, è uno scherzo, mi piace anche scherzare, che siamo qua, c'è un'amicizia, c'è un ambiente che mi piace molto, tu mi rilassi, noi non ci conosciamo, diciamo, noi ci conosciamo indirettamente, forse ci conosciamo, che diciamo, forse abbiamo conosciuto persone, diciamo, anche io sono, diciamo, i miei avi, insomma, ero San Giovanni Cepalone, diciamo, una zona da dove io mi sono spostato, perché poi sono andato a Sallaccio del Sannio, poi sono stato a Benevento all'età di 8 anni, poi sono stato 10 anni all'università, ho cominciato a scrivere, insomma, all'età di 20 anni, le mie prime due poesie, e già all'epoca ritengo di aver sempre coltivato, diciamo, questi temi etici della vita, che anche perché diciamo, ho avvertito sin da ragazzino, diciamo, questa deriva etica, insomma, che per i filosofi, cioè meglio di me, gli antropologi e altri possono parlarne, insomma, che parte, insomma, da lontano, forse dalla metà dell'Ottocento, e poi, insomma, quest'uomo smarrito, diciamo, di fronte, diciamo, alla questa preponderanza della tecnologia, insomma, questo pensare che la tecnologia potesse risolvere tutto il mondo, insomma, cioè, in un atteggiamento di tipo religioso, in cui, insomma, il passato, insomma, viene avvertito come colpa, il presente come diciamo, come espiazione, il futuro, diciamo, come speranza. Però la speranza dell'uomo moderno, insomma, laddove, come dice Kierkegaard e altri, insomma, dice Dio è morto, cioè, voglio dire, allora se non ci salva la religione, salva Dio, non ci salva la tecnocrazia, che cosa salva, chi salverà l'uomo, cosa salverà l'uomo, insomma, questa era una percezione che avevo ben chiara, insomma, già quando avevo 20 anni, perché a 20 anni, insomma, all'epoca studiavo Hegel così per sfizio, diciamo. Adesso magari ho ripreso un libro di tanti anni fa di Hegel, guardate, cioè, io ho difficoltà, cioè io non riesco a comprendere che cosa ho compreso quando l'ho letto a 20 anni, cioè, mi sono smarrito, cioè, adesso sì, mi sì, è perché quando uno è giovane, in effetti ci sia sempre questo fatto che il giovane è incosciente, insomma, quindi il giovane ritiene di poter è più aperto, sì, di poter affrontare il mondo, insomma, con molta facilità, di poterlo anche dominare. Quando poi tu in qualche modo vieni dominato con qualcuno dalla società, che dice, allora in quello è il momento in cui, aspetta un po', forse qua ci sta da guardare. Ma quando perdi questa convinzione, perché questa è una cosa che mi interessa molto, quando perdi questa certezza, questa sicurezza di te, che è anche uno dei motivi per cui riesci a affrontare non solo Hegel, ma come io ero ragazzino e che affrontavo la gente di Dublino, Luis di Joyce, eccetera. E mi ricordo che effettivamente tu adesso hai detto una cosa molto vera, io oggi se rileggessi Joyce avrei più difficoltà a leggere quando l'ho letto a 20 anni, hai ragione,
E questa è la verità, però il perdere questa sicurezza che tutto c'è possibile, quando sei giovane, cioè il mio amico Giovanni, il mio allievo che sta lì, dell'università, e noi abbiamo una convinzione quando siamo giovani, e anche ce lo portiamo per un pezzo di vita anche dopo la prima giovinezza, che possiamo tutto. Poi in realtà questa convinzione ce la perdiamo un po' per strada, ce la perdiamo, siamo dominati, come dice, ci accorgiamo che siamo molto più dominati di quanto siamo dominatori. E questa cosa, ecco, questo è anche un altro tema presente nelle tue poesie, meno forse nelle canzoni d'amore, più in questo momento. Secondo me è stata una cosa spontanea, così più diciamo, mi sono rifatto diciamo, a esperienze comuni della giornata, insomma, in cui poi in effetti il poeta è essenzialmente per me il cercatore di bellezza, ricerca la bellezza laddove pure non c'è, oppure è difficile trovarla. Queste sono differenze il poeta, o perlomeno l'animo poetico. Facciamo un esempio di un posto in cui è difficile trovare la bellezza e il poeta la trova, quel posto. Sempre l'Italia. L'Italia di questo momento. Anche l'ospedale, vale. Brava, esatto, questo ti stavo chiedendo. Sì, ma infatti io ho capito che cosa. Ti stavo chiedendo questo. E che tu prima diciamo, hai affrontato diciamo, ha raccontato insomma, un'esperienza dolorosa che poi ti ha portato anche a descrivere un decalogo. E neppure a farlo apposta, a parte che stavo parlando con lui, insomma, ma anche a farlo apposta proprio di questo, dell'etica, diciamo, che era preponderante, insomma, chi faceva la scelta di fare il medico tanti anni fa, insomma, è difficile immaginare uno di 40-50 anni fa che sceglieva questa professione, oggi ci stava pure qualcuno per fare soldi, per dire, cioè, lo dici benissimo, come va detto. E quindi cioè io non ho mai pensato insomma facendo il medico veramente, ma manco per un attimo che poi mi sarei arricchito, sarei stato bene economicamente, la mia famiglia avrebbe avuto diciamo vantaggi chissà di che tipo. Pensavo di fare una bella vita, questo sì, una bella vita, ma perché? Non perché guadagnavo soldi che mi consentì di fare i viaggi che ho fatto, i congressi che ho fatto, sono stato invitato, sono andato, ma perché diciamo era una vita diciamo, che passavo svolgendo, diciamo, essendo vicino al mio essere etico, diciamo. Cioè di stare al servizio delle persone, perché questa è una cosa bella, io credo che questo sia qualcosa che sia vincente diciamo, sulla persona, cioè che ti fa stare bene. Ti fa stare bene perché tu sei in qualche modo dentro la passione, dentro quello che ti avvicina all'umanità, no? Scusa, Dani, la professoressa Daniela Madrona che domani farà la conferenza dell'università, che è venuta anche qui da noi, quindi gli associo della Fondazione Giallo. Allora adesso devo stare attento a quello che dico. Posso provare a parlare liberamente? La prego, straparli. Ok, siedi qua, Dani, siedi qua. Non ti mette male, che là abbiamo la registrazione. Come dei temi etici dell'umanità, insomma, sono belli. Mi interessa molto questa cosa. Ah, sì, dell'ospedale, sì. Okay. In effetti, avevo scritto proprio su Facebook, ogni tanto avevo postato un articoletto che riguardava esattamente questo, l'errore medico. Cioè, io capisco che è molto difficile, insomma, sopportare oppure comprendere, mai giustificare naturalmente, un errore medico, però. Io vi devo dire, insomma, onestamente, che i medici, come tutti gli altri professionisti, svolgono un'attività in cui sbagliano, fanno errori, li fanno tutti i giorni. E qualche errore lo possono fare anche in maniera grave e possono procurare anche un danno. Su questo non c'è nessun dubbio, lo potrei testimoniare e mettere la firma. Però quello che va pensato è che il medico, insomma, in qualche modo è parte di un ingranaggio. Di tutte, non è semplice, diciamo, ci sono organizzazioni, diciamo, il medico e fa parte di un'organizzazione. Non tutto quello che c'è, cioè nel senso, faccio un esempio, forse è meglio. Se insomma viene sul giornale un caso di mala sanità perché è stato trovato per 3 anni una garza, diciamo, una garzina nell'addome di un paziente che è stato male per 3 anni, eccetera, eccetera. Certo, noi possiamo strillare, possiamo dire che è stato fatto un errore medico, il medico può essere inquisito, possiamo condannare, possiamo fare tutto quello che vogliamo, però
è molto probabile per chi sta dentro il sistema, che nei sistemi complessi, insomma, un po' dappertutto, e come professore universitario che non riesce a svolgere il suo compito in maniera ottimale, pura scura, non credo che sia veramente. Sì, ci sarà pure il docente che non è incompetente, incapace, no? Che stanno dappertutto. Però può darsi pure che ci sia un sistema che non ti consente di fare il tuo lavoro nella modalità in cui tu lo vuoi fare. Sì, e medicina può darsi, no, concludo questo fatto caso, può darsi che quella garza non l'ha lasciato il medico che viene inquisito, anzi quasi certamente l'ha lasciato il ferrista, perché il ferrista deve contare lui le garze, lui le deve contare, lui le deve immettere e lui le deve, quindi voglio dire, insomma, alla fine c'è una sorta di responsabilità oggettiva. Si arriva alla sanità, ma è una responsabilità oggettiva con cui. E allora, insomma, è giusto che noi ci scagliamo contro lui, però... Io sai una cosa che dicevo in quel decalogo, poi ritorniamo a parlare di poesie, stiamo parlando in questione di deontologia professionale, che secondo me è molto vicina alla poesia, ma io ti voglio fare poi anche un'altra domanda. In quel caso io dicevo che non è che... A me quello che mi colpisce non è l'errore professionale, l'errore professionale tutti possiamo commettere gli errori, anzi tutti li commettiamo. Ma quello che mi colpì in quell'occasione, nella vicenda mia personale, di piccola mala sanità, e non riconoscere il proprio errore, cioè quando l'errore è evidente, là non ci sta un problema di giustificazione, soprattutto in un rapporto interpersonale, che è un rapporto interpersonale consolidato tra due persone, basta dire: guarda, è stata una mia leggerezza, effettivamente ha determinato un danno, questa mia leggerezza finisce lì. Quello che trovo grave è che ci siano delle persone che non cercano la responsabilità morale verso se stessi, cercano semplicemente di liberarsi di ogni forma di responsabilità morale. Poi la responsabilità giuridica è un fatto ancora diverso, io non entravo nella responsabilità giuridica. La cosa che mi colpisce, che quello dicevamo prima, che molte persone quando scelgono di svolgere una professione come la professione medica, non la svolgono con quello spirito di servizio a cui facevi riferimento tu, che caratterizza meritevolmente la tua scelta, ma la loro scelta è motivata da altre ragioni, che sono ragioni esclusivamente di tipo economico. Lo dicevamo, io l'ho accennato prima, diciamo, oggi chiaramente il medico che fa oggi la professione, io dirò anche una come provocazione, non lo può fare più come faceva prima. Non lo può fare più. È una provocazione, e la dico come provocazione. Io la dico anche io nel mio decano. Tu come vuole dirti qualcosa? Sì, non ho capito, però. Di alta voce così lo sappiamo tutti così. No, ho parlato, sai quando uno parla se stesso alta voce? No, dici. No. Noi siamo informati. Accoglienti, no, io non faccio il medico. No, quindi non si può dire. Vabbè, no, ritorniamo per un attimo, però io quando ho letto il tuo libro mi sono in qualche modo incuriosito, perché mi sono ricordato di Libere donne di Magliano, un bellissimo libro di tantissimi anni fa, di Tobino, in cui si racconta, Mario Tobino racconta proprio la sua esperienza di psicoterapeuta e al tempo stesso di contatto col dolore, con la malattia, con la sofferenza umana. Ecco, io in questo senso dico che il medico ha una vocazione, ha una facciata diretta sulla dimensione dell'umano, che è una dimensione straordinariamente ricca. Io infatti nel tuo libro rilevo la presenza di questo occhio vigile su una realtà, che è una realtà, la realtà del dolore è la realtà della poesia, la realtà più intima della poesia. Cioè, non voglio citare... L'altro ieri abbiamo fatto Giovanni con oggi mercoledì, ieri l'incontro con questa è la più grande esperta mondiale di Leopardi, ci parlava di alcune cose relative al rapporto del dolore e Leopardi, e ci diceva delle cose che attenevano strettamente a certe scelte poetiche di quell'autore. Ma a me interessa moltissimo, però, ricordando Tobino e Le libere donne di Magliano, un libro straordinario che consiglio a tutti di leggere, per proprio le emozioni che dà parlando di queste donne e dello stato della salute psichica, del grande disagio psichico di queste donne, voi avete un contatto diretto con la dimensione vitale, un contatto visivo, tangibile, epidermico con la dimensione vitale, e questo in qualche modo vi avvicina, se avete una determinata sensibilità, a quella logica umanistica a cui facevo riferimento io, ovviamente un'adeguata formazione culturale, a quella logica umanistica di cui dicevo io prima. E credo che il tuo libro ne dia altro, io voglio solo darne un esempio, se vogliamo, così possiamo, altrimenti rischiamo di essere astratti. Quando tu, nella prima, il titolo della poesia di Petri della Silloge è Mille alberi, sette fantasmi, un solo Dio, un bellissimo libro, tra l'altro, raccoglie tre poesie.
attraverso tre poesie, la sintesi di un po' di tutto quanto lo spirito del libro, ma attraverso tre momenti poi di Cervi, no? E vi leggo questa poesia che è Mille alberi, che è la poesia introduttiva del libro. E dice: ho piantato mille alberi perché preferisco la terra al cielo. Noi dico, faccio, io ho utilizzato questa tua preferisco la terra al cielo, la voglio utilizzare se tu mi autorizzi. Noi siamo per fare un festival di poesia in musica per giugno, fine giugno 2014. Io volevo utilizzare questa tua questa piccolissima inciso tuo perché il tema della nostra festival di poesia in musica è terra e cielo. Tu hai preso una posizione in questo caso, preferisco la terra e il cielo, per amore del verde, il rosso, il giallo, il marrone e l'ocra, i colori. Tu hai molto presente il tema dei colori, anche nella prefazione detta questa cosa. Alcuni colori, il verde in particolar modo perché risalta particolarmente. Perché la natura. Perché la natura, ti ricordo. Ho raggiunto valichi di montagna per amore dei faggi che ho vegliato sulle spoglie degli aceri al mare. Ho piantato mille alberi per dare corde di violino alla bora e i colori dell'arcobaleno alla terra. Ho atteso con piacere il mese di novembre, e questo l'ho messo perché l'ho trovato di ottimo auspicio, se ci vedevamo a novembre, presentavamo il libro. Ho atteso con piacere il mese di novembre, mago dell'autunno e giocoliere dei colori, il signore grigio che trasforma il verde in giallo. Ho piantato mille alberi per pagare un debito, restituire alla terra la vita che mi aveva dato. Questa è la prima poesia di questa raccolta che parla anche dei sette fantasmi. Chi sono questi sette fantasmi? Sono i sogni, quello che noi sogniamo, quello che avviene la notte, quello diciamo, che ci rimane dopo il giorno, insomma. È il momento in cui diciamo, il poema, penso che qualsiasi persona si trova a dover affrontare insomma, gli interrogativi della vita e quello insomma, che ti restituisce la vita insomma riguardo ai problemi insomma che uno ha insomma, quindi diciamo i fantasmi sono i problemi risolti diciamo, quelli che noi diciamo siamo riusciti a affrontare il giorno o perlomeno non solo affrontarli ma risolvere in maniera diciamo adeguata e ci ritornano di notte diciamo reinterrogandoci in una modalità del buio diciamo in cui tutto insomma, è dilatato e appare diciamo, molto più, non in maniera felice, diciamo, in maniera diciamo, un po' meno scontata e poco felice. Ma posso farti una domanda? In questo libro ci sta una, poi torniamo ai sette fantasmi, perciò la domanda che ti sto facendo, ma in questo libro ci sta anche una forte presenza dell'essere, dell'infanzia, di questo giocare con se stessi, giocare con gli altri, giocare con. Cioè di un meravigliare, guardato prima della bellezza, di meravigliarsi dinanzi allo spettacolo della vita. Questo poi è proprio la caratteristica del poeta, diciamo, chi perde questa meraviglia, diciamo, di fronte al mondo, a quello che lo circonda, insomma, si perde un po' tutta la vita, quello che significa il senso, diciamo, di una vita insensata, diciamo, se vogliamo, no? La più razionale. E tu per professione fai un lavoro che ti porta a contatto con i bambini. Sì. Secondo te questa è una cosa che noi perdiamo, noi adulti perdiamo rispetto ai bambini, in che modo lo perdiamo? Moltissimi perdono questa connotazione. Dimentica essere bambini, quanto più si dimentica essere bambini, credo che più si perde diciamo, il senso, la bellezza della vita, diciamo, perché si va verso la razionalità, si va verso il calcolo, si va verso un modo di essere insomma, che non è più il modo diciamo, semplice dell'essere bambino. Insomma. Oltretutto il bambino è anche quello diciamo, che non è furbo, che non è vigliacco, che non è bugiardo, che non è, cioè voglio dire, il bambino non è soltanto il bambino è anche quello diciamo, che conserva diciamo, una connotazione etica diciamo, del emozionale, c'è l'emotività e c'è diciamo, anche l'assenza diciamo, di caratteristiche diciamo, umane che poi con negative, diciamo, dal mio punto di vista, insomma, pensa etico, come intendo dire io. Cioè l'etica insomma, si riscuote spesso il bambino. Non la, l'ultima diciamo. Poesia del tuo libro non a caso di titolo morale. E ti dice se stessi, peraltro tu scrivi in maniera, in questo caso, in maniera diversa, cioè ci sono poesie, totalmente diverse tra loro. Sì, questo è un aforismo. Diciamo, la collocazione poetica. Dice morale, se stessi, alla luce di nitide occasioni, nel silenzio inghiottito dal ghiacciaio.
Perché tu questa poesia la porti? Perché tu metti dei titoli, cose che non fanno tutti, metti dei titoli che sono, non sono parole contenute nella poesia, sono, a volte sono commento alla poesia, a volte sono semplicemente degli stralci, ma con qualche libera reinterpretazione delle parole contenute nella poesia. Che significa se stessi, a luce nitide occasioni nel silenzio di un ghiacciaio per te è immorale? La morale è la propria coscienza, mi riferisco a quando poc'anzi hai detto proprio tu sul medico che commette un errore e non lo ammette. Cioè questa è una condizione tipica della società attuale dove noi viviamo. Cioè, voi vedete quanti processi, avete mai visto negli ultimi 40 anni un processo che è stato attivato in cui qualcuno ha detto che era colpevole? 50-60 anni fa mio padre mi diceva che lui avrebbe fatto i sacrifici di tutti i tipi, ma mai avrebbe mancato di parola, oppure un prestito da una persona avrebbe restituito, cioè tutto oppure avrebbe, lui diceva sempre questa frase, diceva che lui avrebbe preferito camminare col pantalone rattoppato e con le scarpe rotte, ma mai avrebbe fatto una brutta figura rispetto a una persona con cui avesse preso un impegno. Oggi, se voi interrogate qualsiasi persona, cioè chi non è disposto a vendersi o vendere la propria coscienza, anche per cose banali, per cose piccole, allora e la morale è la coscienza, e con la propria coscienza magari uno dovrebbe poi fare i conti, una volta che torna a casa, magari anche di notte, ma i fantasmi lo vengono a cercare per chiedergli scusa, ma tu che cosa hai fatto? Ma tu ti senti bene con un amico? Hai fatto un errore medico con la moglie di un amico, non è bene che l'amico forse gliene parli, e l'amico, se ritieni che sia una persona intelligente e sensibile, questo amico ti possa in qualche modo comprendere. Come? Comprendere e perdonare, perché magari ti perdona anche se tu non l'hai fatto questo. Non c'è dubbio, però questo non è accaduto, però diciamo che è stato bello che accadesse. Però può darsi che qualcuno l'avrebbe fatto, ma oggi... Hai detto una cosa bellissima, io l'avrei apprezzato molto in quel caso in cui fosse venuta la persona, perché da parte mia io non sono mai animato da un rigore verso un'altra persona, penso che noi siamo spinti, vocati più all'errore che all'esattezza dei comportamenti, più che all'errore che alla giustezza dei comportamenti. L'errore siamo esposti, perché facciamo le cose. Chi fa le cose è esposto all'errore, chi non fa niente sta fermo. La cosa importante è salvaguardare però i rapporti che hai con le persone. I rapporti umani, perché quei rapporti sono assolutamente frangibili, come tutte le cose della vita, si possono modificare, si possono lacerare per sempre. Quindi dentro ci sono persone che hanno un rapporto con me, con la mia famiglia da sempre. Eppure questo dato, attraverso la fondazione, l'abbiamo cercato di ricostituire, di ricomporre, proprio come un dato necessariamente intangibile, perché tu devi avere un luogo, un posto nel quale, perché ci sono dei valori che lo presuppongono, in cui le persone si possono incontrare sapendo che in quel posto si identifica questo senso della vita, un senso in cui le persone si incontrano, si guardano, si dicono la verità, anche la più scomoda, se la dicono perché si rispettano. E a chi non dici la verità? Che significa che tu non hai rispetto di quella persona, non hai nessuna considerazione di te stesso, quindi pietrifichi, dico per Giovanni che sa che cosa sto dicendo, pietrifichi l'altra persona. Lo dico anche per Teresa, che ieri era presente, la ringrazio, è stata presente ieri alla nostra lezione di diritto e letteratura all'Università del Sangue. Ma io ho letto sulla fondazione, come nasce e perché nasce. Chiaramente quando non sono uscito a vedere i video, però io sono d'accordo pienamente su questa. Questo spirito con cui è nata la fondazione, e il fatto è bello ricordare una persona che ha incarnato certi ideali, e li ha svolti questi temi nella sua vita, perché qua noi ci dobbiamo mettere d'accordo, qua in Italia sono tutti bravissimi nel parlare e nell'enunciare, tutti. Però poi nella vita pratica, i temi etici vanno svolti nella vita pratica, nei comportamenti umani, senza comportamenti umani non esiste nulla. Esattamente. No, io ho scritto una lettera proprio ieri, stamattina, prestissimo, ho scritto una lettera ad una persona che mi parlava continuamente di questo tema dell'amore come un tema importante, bisogna scrivere sull'amore, bisogna rappresentare. Ho detto, guarda che l'amore è una cosa di cui... Io ho scritto un libro come te, che si titolava D'amore ed altre eresie, ritenendo l'amore un'eresia, quindi usava la parola amore in quel libro. L'amore, come ho scritto in quel libro, abbastanza tantissimi anni, ormai sono passati quasi 30 anni da quel libro,
lo penso ancora, cioè secondo me l'amore non è una cosa che si dice, l'amore è una cosa che si fa, se non si fa non è amore, cioè una cosa che ha solo una proattività, se non ha una proattività, se non è una cosa che tu vivi, la incarni in un'azione reale, quello che stai dicendo è una bugia, è comunque una bugia, perché se tu la richiudi nel limbo delle parole. Le parole sono una perdita per l'amore, l'amore è una cosa reale. Ecco, io su questo punto devo dire, c'è stata una poesia che credo che ho messo anche nel comunicato stampa, perché mi era particolarmente piaciuta, che parla di Gesù. Gesù è una figura a me molto cara, come credo sia a te, visto che lo citi qui in questa poesia. Dice questa poesia breve, Gesù è poesia, è il titolo della poesia. Io ho scritto un post del mio blog che parla, dice che identifica la poesia con la preghiera e la preghiera con la poesia. Secondo me tu dai una connotazione puntuale a questo argomento, perché dici la vera poesia nasce come lacrima, vive come rosa, muore come Gesù. È vero, la vera poesia muore in croce, cioè la vera poesia è esemplare, è sempre in qualche modo esemplare. E questo dato della esemplarità, secondo me, è il tema di fondo della virtù, della poesia a cui tu prima facevi riferimento. E il tema della verità è solamente poetica, la verità è sicuramente opinabile, perché ognuno di noi può dire una verità e il suo interlocutore ne può dire un'altra, e dal dibattito può nascere una terza verità, dal dialogo, dal dibattito compre una terza verità. Però la poesia è in grado, la vera poesia è in grado sempre di rivelare qualcosa che null'altro è capace di rivelare. Sì. Ecco, in questo io trovo che il tuo libro sia un libro di grande conforto, almeno lo è stato per me quando l'ho letto, di grande aiuto, di grande sostegno, di grande sostegno morale, come tu hai detto nella tua ultima poesia, alla difficoltà di vivere. Che, cioè, tu qui hai citato anche persone che hanno caratterizzato la tua vita, storie della tua vita, hai parlato di tua madre, hai parlato di alcuni ricordi della tua infanzia, che adesso poi facciamo anche un piccolo riferimento a questo. Io trovo che il tuo lavoro sia stato un lavoro meritorio, perché il lavoro di una persona che vive una vita professionale, impegnata nelle cose del quotidiano, in un ospedale, quindi ha una dedizione alle cose del reale, partiamo dalle cose del servizio alla persona, come si dice, si diceva un tempo, adesso è sì. Che dobbiamo fare? Non mi arrendo. Parlate allora voi con l'ospite. Facciamo così, vi leggo la mia la poesia nel frattempo, così poi continuiamo, diciamo, vediamo se la mia amica scrittrice che non si è sentita bene, ci sono tanti medici, come la cosa è una persona per due, quello viene rimborso dalla polizia, entra dentro al club degli avvocati, cerca un avvocato e tutti si voltano dall'altro lato, io posso dire che continuo a fare quello che credo, ci sono altri medici che si sono tanti medici, non si sente bene, poi tra l'altro c'è la clinica, bisogna di uno spasmo, quindi si può tranquillamente andare in clinica prima. Io sono pediatra qua, la signora e che ho cresciuto, diciamo, no. Non mi azzardo, diciamo, a uscire fuori dalla mia vita. Canto di un... Allora, mi interessa poi molto questo, ovviamente, questo poi su questo argomento, sì. Io mi sono fatto mille congetture, però... No, io sono guarda... Stiamo parlando di Canto del figlio rubato, una poesia contemporanea. Sì. Dicevo, l'infanzia, io diciamo, devo dire la verità, sono stato fortunato nella mia vita, io sono molto fortunato perché faccio il lavoro che ho scelto di fare, il pediatra. Io al quarto anno di medicina sono entrato interno, diciamo, in clinica pediatrica, perché, e non ero raccomandato, insomma, questo in Italia capirete bene che insomma, è un neo non indifferente. No, diciamo. Non scrivere il curriculum, ti anneggerebbe. E quindi, infatti, quando sono andato là, proprio perché non ero raccomandato, tutti quanti, non sapendo chi ero, insomma, però ognuno aveva un cognome, insomma, che definiva esattamente da dove proveniva, cioè ritenevano che io fossi più raccomandato degli altri, cioè, questo è stato veramente capace. Poi guardando scoperti, ma vedono un po'. E quindi io sono andato là per farmi dei titoli, per poter poi, insomma, cioè fare tutti gli esami della pediatria, con tutti i trend, fare tutti i complementari, insomma, cercare di laurearsi con il massimo dei voti, eccetera, eccetera. E poi, insomma, sono finalmente entrato anche con varie vicissitudini in clinica pediatrica, diciamo, fatto gli ultimi 2 anni in terra, e poi
sono entrato nella specializzazione. Volevo dire che io amo molto i bambini e non saprei fare, credo, insomma, il medico di altra specialità. E questa è la fortuna, insomma, che sono stato un medico che alla fine ha scelto una specialità e è riuscito a farla, tutto sommato, insomma. E poi questo amore per i bambini, insomma, è continuato, insomma. Cioè, io e mia moglie non abbiamo avuto i figli nostri, ma forse abbiamo avuto una fortuna ancora superiore, insomma, perché abbiamo fatto due adozioni dei nostri figli, adesso ci hanno 18 anni, insomma, sono adolescenti, quindi chi ha figli adolescenti può immaginare, insomma, i problemi che dà. Però mai ci siamo pentiti, e mia moglie, di averla adottata anche nei momenti più bui e neri, insomma. E quindi niente, quindi perciò voglio dire che l'infanzia è qualcosa che conosco, credo di conoscere forse abbastanza bene, diciamo, quindi, e quindi questa poesia è la poesia sul mio figlio, diciamo, che ho adottato. Tutti e due sono rumeni, questi ragazzini, e adesso hanno 20 anni, cioè 9-20 anni, e niente, quindi voglio dire, ho scelto la professione che volevo e ho scritto questa poesia per lui, per uno dei due miei figli, perché è stata un'adozione, diciamo, le due adozioni sono due, come ognuno ha i figli propri, sono diversi, no? Cioè anche i parti, le signore che hanno, ogni parto è un parto diverso, cioè ogni gravidanza è poi un parto diverso, e poi i figli chiaramente anche, cioè, sono diversi, cioè, diciamo, non è che tutti sono uguali, insomma, eh? E questo è bello, quella bellezza, quindi anche queste cose sono state diverse. Io ho scritto questa poesia anche per l'ospitale per mia figlia, che non è qui, non è in questa raccolta, e questo, diciamo, è il canto del figlio rubato. Lo vogliamo leggere? Sì. Posso leggere? Sì, come c'è. Allora, canto del figlio rubato. Guardavo, ma non mettevo a fuoco. La prima volta ti ho solo annusato. Subito hai cercato tua madre con la determinazione del cucciolo, avvinghiato al suo corpo come edera gemma primaverile sull'albero nudo. Cosa? Sono costretta a lasciarmi in pace. Va bene, no. Noi ti aspettiamo. Noi ti. Arrivo subito. Scusatemi. Vabbè, si è staccato, diciamo. Ero uno spettatore muto e folle, un padre inventato, vinto dalla gioia. Andai via da Bucarest come un ladro. Portavo via la fragilità assoluta come un'improvvisa fortuna. Immaginavo la nuova vita insieme. Ti avrei incoraggiato nei primi passi, parlato della vita e dato alla tua memoria il primo anno trascorso in culla, dove nessuno ti aveva parlato, accarezzato i capelli biondi, letto la dolcezza negli occhi buoni. Nella nostra casa di campagna avresti calpestato l'erba del giardino, coi piedi scalzi, corso e caduto. Avresti imparato da tuo padre ad apprezzare il magico profumo dell'erba appena tagliata, amato la natura e la vita dello stesso amore. Ora sei grande, torni da scuola, con clamore il tuo abbraccio non delude la mia attesa. Ascolto le piccole cose che racconti, ti accompagno a letto a tarda sera, attendo la nuova alba per celebrare una festa. Aspetto con ansia e orgoglio insensato il tuo sguardo complice, colmo di tenerezza, e accogliere il tenero bacio assonnato per scambiarci la fragilità e l'amore. Sconcertato ripenso al primo incontro, assaporo l'ebbrezza del tenero miracolo, la magia della passione che mi invadeva, quando già sentivo che avresti restituito ogni goccia dell'amore dato. Tu hai parlato di tuo figlio anche con un certo coraggio, perché sei stato molto esplicito in questa poesia, ma hai parlato anche di Dio, che è l'altro punto della raccolta, il terzo punto della raccolta, quello poi dal titolo della raccolta stessa. Ecco, il tuo rapporto, perché tu hai voluto parlare di un solo Dio? Perché tu parli di un solo Dio, è una cosa diversa. Io penso che di amare più Cristo che Dio, insomma, cioè, sono una posizione, diciamo. Vabbè, la poesia su Gesù si capisce. No, e penso che chi non si misura con Dio prima o poi, insomma, nella propria vita, insomma. Quindi voglio dire, si parla di Dio perché Dio può essere dentro di noi, può essere fuori di noi, insomma, e ognuno, diciamo, riesce, non tutti si riescono a rapportare allo stesso modo. Cioè, io ho difficoltà ad accettare un certo tipo di Dio, insomma, questo è il mio problema, perché sono molto legato alla natura all'essere umano, diciamo, all'umanità e al Cristo uomo soprattutto. Sulla trascendenza, insomma, ho qualche difficoltà, diciamo, ad accettare la trascendenza, insomma, di un certo tipo. Però voglio dire, capisco perfettamente, insomma, la necessità di un Dio nella vita dell'uomo, perché diciamo, insomma, abbiamo bisogno, insomma, di credere, insomma, in qualcosa che sta di sopra di noi.
E questo è Dio, insomma, ci sono tanti Dio, cioè, voglio dire, nel senso, i musulmani hanno il loro Dio, insomma, i tibetani e altre cose, cioè, voglio dire, ci sono molte, molte trascendenze, insomma, noi abbiamo il Dio cristiano, insomma, ed è un Dio, diciamo, non sempre, diciamo, che si riesce a comprendere quando alcuni eventi, diciamo, della vita ci pongono, diciamo, il dolore, cioè, quando ci dà tanto dolore, insomma, questo Dio, insomma, noi abbiamo, credo che ognuno di noi si chieda, diciamo, ma perché? Perché Dio ci fa questo? Allora i religiosi dicono, però Dio, diciamo, Dio lascia l'uomo libero di comportarsi come meglio crede. Però voglio dire, io ho difficoltà, insomma, a comprendere, insomma, questa trascendenza, insomma, che lascia fare. Questo è un interrogativo che molti ci poniamo. Lo leggo il tuo scritto su Dio, si intitola Un solo Dio. Il vento si diverte, serio a scompigliare nell'aria le foglie caduche d'autunno, gode a spogliare gli alberi, gialli si staccano dolcemente, saltellano, rotolano, volano. Quelli che osservano tanta gioia e le foglie accumulate per terra riflettono sulla vita che muore. Siamo dunque come quelle foglie. L'albero custodisce i propri figli nel cuore di legno, la nostra vita la custodisce Dio e non sapremo quanto. Tra un anno sul vecchio legno spunteranno foglie verdi, lucenti, qualcuno le sfiorerà, stupito, qualcuno in cerca di Dio. Dunque, il tema del tuo libro è il tema anche del rapporto, come detto prima, della bellezza, del verde, del rapporto col mondo, con la realtà, con la natura. Sì, con la io ho un forte rapporto con la natura. Io in campagna, cioè, come dicevo prima, sono uno solo che vive di passione. Ecco, diciamo che questa è l'altra fortuna che ho avuto, uno, di aver scelto un lavoro che mi piaceva, due, di essere riuscito in gran parte a vivere di passione, cioè a riuscire a coltivare le passioni che di volta in volta riescono a prendermi, insomma. Quindi ho sognato di fare una casa in campagna e volevo che la mia famiglia venisse là, nonostante, insomma, non tutti fossero d'accordo con la mia famiglia. però diciamo che poi ci sono riuscito, insomma, riesco in quello che mi metto in testa di fare e i miei figli adesso, insomma, vedono come sono contenti, insomma. È difficile, è una strada difficile, però bisogna, insomma, resistere e persistere, insomma, in quello che, perché le passioni poi sono anche, come si dice, contagiose, insomma, in qualche modo la passione si deve anche mostrare agli altri, poi di seguito, insomma, cioè, sta pure gente che non ha passione, insomma. E poi questo discorso si raccorda con quello di prima, perché per avere un animo poetico oppure per fare qualcosa di etico bisogna, insomma, che uno sia educato alle emozioni, all'etica. Io quando leggevo, insomma, la vita, insomma, di Gerardo, ma il nonno, questo no, è il nonno. Allora lui mi piaceva, insomma, il suo scrivere sul nonno, perché in effetti si vedeva, insomma, l'affetto, l'amore di questo nonno che gli aveva dato, a cui lui riconosceva, insomma, parte di se stesso. Lui si riconosce in quelle parole, ma nel suo agire, nel suo modo di essere, nel comportamento di un uomo retto, diciamo. Io non so chi sia, è chiaro, però sì. Io leggevo bene questa gratitudine, diciamo, che il nipote ha verso il nonno, insomma, e questo è bello, no? Cioè, voglio dire, è una cosa molto bella, perché... Però appunto, che significa questo? Significa che bisogna educare all'emozione. Oggi mi dite, insomma, quante famiglie educano alle emozioni i propri figli, quante famiglie, diciamo, oppure quelle persone, insomma, che qualche volta intervistate, diciamo, nella TV, sono contenti, insomma, che le proprie figlie fanno un certo tipo di vita, oppure, diciamo, sono contenti che conoscono dei potenti con i quali, insomma, hanno rapporti certamente poco etici. Io non sono un moralista, voglio dirlo chiaramente, perché potrei dare questa sensazione, però, ma non sono un moralista. Però io credo, insomma, che a un certo punto noi ci dobbiamo interrogare di giorno e di notte e dobbiamo chiederci che cosa siamo, cioè dare conto alla nostra coscienza. Quando dice morale, la morale, questa è la morale, dare conto alla propria coscienza. Lo facciamo ancora? Questa è la mia domanda. Lo facciamo tu? Quante persone siamo rimasti a fare? Quindi, scusate la presunzione, mi metti in mezzo a quello che cerca di farlo, non che ci riesca, sia ben chiaro che non sono presuntuoso fino a questo punto, però mi domando, allora, quante persone invece hanno già rinunciato e non si chiedono più e quindi si avviano i propri figli verso il calcolo, ciò che è utile, non quello che è bello, quello che ti fa stare bene con la tua coscienza?
ma ti chiedo quello che è utile a farti andare avanti. Io devo dirti una cosa, io ho molti rapporti con i giovani, e alcuni, molti rapporti con i giovani, alcuni dei giovani tra l'altro sono anche Giovanni qui, che è un mio allievo, ci sono i figli di alcuni amici che ho conosciuto, e devo dirvi che però noi a volte dei giovani parliamo in maniera un po' impropria, nel senso che, ma non perché tu sei figlio e c'hai figli grandi, io ho un figlio piccolo, però devo dirti che io quando parlo con questi ragazzini, mio figlio è piccolo, sono un solo figlio, sono un padre tardivo, diciamo, io mi chiamo, mi definisco un padre tardivo, ma tu sei molto più giovane di me, quindi un padre super tardivo. Spero di essere guidato, io ho 60 anni, lo dico. Ma te li porti bene, questo è vero, però lo dico, non mi vergogno di miei anni. Pensavo fosse più piccolo di me. Devo dire che io in questi giorni, almeno quelli che ho conosciuto, soprattutto qui, ma anche quelli che ho conosciuto adesso, sto conoscendo tanto mio figlio, che è piccolissimo, io ho 11 anni, quindi, Poi mi sei anche sciatore, quindi che è una mia passione, un presunto sciatore, sono osservatore, allestito per sciare, posso tagliare qualche lezione gratuitamente, sei un ottimo sciatore, da 40 anni sci, è il mio sport, diciamo. Ah vabbè, allora questo poi facciamo un incontro, te lo voglio dire, facciamo un incontro sullo sci, una chiacchierata sullo sci, mi chiamo anche mio figlio. Sì, sarei felice. No, stavo dicendo, questi ragazzi io li trovo però bravi, ci sono dei ragazzi, adesso ci stanno due genitori, due ragazzi che ho conosciuto entrambi, bravissimi. No, ma io non volevo, capisco che ha suonato di generalizzazione, ma non volevo generalizzare. Io mi rendo conto che ci sta anche molta difficoltà. Cioè ci sono anche molte difficoltà perché molti ragazzi sono io parlo della società. Sono praticamente così. Però per esempio io ho anche l'Isonia, no? Un'altra mia allieva che sta facendo la tesi, sta per laureare. È una ragazza d'oro, una ragazza educata, garbata, colta. E ce ne sono altri, ripeto, i giovani che si sono avvicinati adesso all'università, sono giovani che la scuola, ci sono due bravissime, anzi tre, ci sta anche Lina lì, e poi c'è Lucia dell'altro istituto. Questi ragazzi sono di qua, i ragazzi dell'Istituto Garaffa Giustiniani, hanno detto delle cose veramente di grande profondità. E devo dire, i ragazzi delle scuole che seguono Maria Teresa, che segue Angela, che seguono questo gruppo di docenti, che c'è Lina e poi c'è Lucia in fondo, i ragazzi ho conosciuto tramite loro, e forse sarà che l'Istituto dell'Est sarà un istituto particolare, l'Istituto Garaffa Giustiniani sarà un istituto particolare, però sono due istituti che stanno in questa zona e i giovani che ho conosciuto io erano di grande valore. Non solo di grande valore, ma avevano anche una etica dei comportamenti, che devo dire mi ha colpito, e anche una consapevolezza di questa etica dei comportamenti che mi ha colpito. Quindi io, forse su questo... No, ma io non volevo generalizzare. Non volevo criticarti, volevo dire, noi dobbiamo, secondo me, anche distinguere, perché ci sono dei giovani, c'è una tendenza, tu hai parlato prima di una cosa giusta, di tutto, una cosa del sistema, il sistema di organizzazione, di superficializzazione dei rapporti, però quello che io ho sviluppato, che ho compreso, incontrando, ripeto, soprattutto in questa zona, dei giovani di valore, adolescenti di valore, anche un po' meno, in una fase anche post-adolescenziale, io ho conosciuto dei giovani che mi scrivono, con i quali sono in contatto. Giovanni, figlio dei miei amici che stanno lì al centro, mi scrive ogni tanto, mi dice delle cose, mi racconta delle sue esperienze, fa cose che io non avrei mai fatto, si occupa di argomenti, quindi non è che gli posso dare consigli professionali, dei consigli universitari. Però evidentemente in questi ragazzi un legame, un'esigenza di un legame forte, non solo con la propria terra, pure se ne si è allontanato dalla propria terra, ma anche hanno delle famiglie alle spalle. Delle famiglie che... Qui qualcosa di sano, sì, probabilmente la città, l'urbanizzazione, come tra Tolstoi e Dostoevskij, l'urbanizzazione ha rovinato tante cose. Però dico che io trovo che, almeno in quest'area, io trovo che ci siano dei valori ancora molto forti, ci sono dei ceppi familiari ancora molto genuini. Questo. E devo dire a dei ragazzi, ci sta Rosa Maria, non vedo, forse sta là in fondo, quella lì, Rosa Maria, che è straordinaria, ci sta il figlio di lì, che per me è un figlio, quindi no, c'è il cappuccio in testa, non so, forse non sta andando bene, però sta raffreddando. Per me è un figlio, cioè sono ragazzi con cui hanno sviluppato un legame di affetto e di stima, oltre che di affetto, straordinario. Io faccio degli esempi concreti per dire che noi a questi giovani dobbiamo riconoscere però un grande merito di non essersi perduti, perché questi giovani sono quei giovani che ho citato, dei giovani di particolare valore, nonostante la realtà che gli abbiamo offerto.
i 20 anni di mala politica degli ultimi 20 anni. Quella precedente non era molto diversa da quella successiva, ne parlando degli ultimi 20 anni, ma anche quella precedente non era molto, molto, molto diversa. E abbiamo offerto una realtà che non, ha, che non gli lascia speranza, gli lascia una distanza, ma non gli lascia una speranza. Eppure loro sono dei ragazzi che non si sono perduti, non sono finiti nella droga, non sono finiti per me questo è già un atto di straordinario valore, di straordinario eroismo civico di questi ragazzi, che io colgo l'occasione, non nasceva dalle tue poesie, ma in qualche modo nasceva dalla nostra conversazione. Io sono convinto che i tuoi figli siano altrettanto, vedendo il tuo valore, quello di tua moglie, siano esattamente come voi, cioè le persone pure, anche se le avete costrette alla campagna, forse non erano come di stare in campagna, però. Ma quella era mia moglie. Era lei l'oppositrice. I ragazzi quando sono piccoli si rassegnano a te. Sono una lavagna bianca, adesso non è esattamente così, però non sono ziglia. Sono più tolleranti, diciamo così. No, quindi dico. Io penso che cose belle come quelle che hai scritto tu, i sette fantasmi, che forse è quella che poi leggiamo tra un attimo, vadano ricordate anche perché noi, per me, tutto quello che io faccio, io dico, noi possiamo credere o non credere, chi crede va benissimo, crede che dopo la vita ci sia un'altra vita e va benissimo, quelli che invece non credono proprio, non ci sta proprio niente, tutto finisce qua e va bene lo stesso. Però io penso veramente che la cosa che ci unisce, il ponte che unisce la vita e la morte è solamente questo, cioè come dopo 20 anni dalla morte di mio nonno noi siamo ancora qui a parlare e siamo riuniti, ci conosciamo io e te che non ci saremmo mai conosciuti se non fosse stato io o mio nonno, se non avessi fatto una cosa per lui. Come vedi, l'amore produce sempre un risultato, anche se è a grande distanza, a grande distanza di tempo, di spazio, produce sempre un risultato. La cosa che noi dobbiamo fare è seminare, prendere i semi buoni e seminarli e vederli crescere, non violentarli mai, proteggerli quando la situazione è difficile, certo non ci possiamo sostituire i semi devono crescere e vivere da soli. Ecco, io penso che la poesia, il tuo valore civico, il tuo impegno, la tua professione siano dei valori, perché hanno un'esemplarità e come tutti i valori che hanno un'esemplarità, in qualche modo si trasmettono. E noi dobbiamo instillare nei circuiti, nelle vene delle relazioni sociali, dobbiamo instillare questi valori. E io credo che tu con i tuoi libri l'abbia fatto, credo che i tuoi libri tu lo faccia, con il tuo lavoro tu lo faccia, e noi dobbiamo farlo tutti insieme, non dobbiamo disperderci, dobbiamo, sì, coltivarci in questo riconoscerci senso. Anche fra di noi. E riconoscerci. E aiutarci, la società non marcia in questa direzione. Questo è quello che volevo dire prima. Sono d'accordo con te. Non sta marciando in questa, ma non da adesso. Sono d'accordo con te. Perciò le nostre preoccupazioni dei nostri giovani dobbiamo resistere. Sono innumerevoli. Però ecco, quando vedi poi questi giovani che hanno valore e che preservano alcuni di quei valori su cui noi ci siamo costruiti, che sono poi valori contenuti nella nostra carta costitutiva, che rimane il nostro punto di riferimento, se quei valori rimangono in qualche modo, si trasmettono, io sono convinto che anche loro li trasmetteranno, quindi sono i giovani che ci sono qui, che poi sono tre, in realtà oggi sono solamente tre, quindi sono pochi. Però sono certo che questi hanno delle famiglie, questi ragazzi hanno delle famiglie alle spalle che l'hanno pensata come noi e che le hanno trasmesso come tu proprio stai dicendo, cioè voglio dire la società non marcia in questo, però ci sono famiglie, insomma, prima l'hai detto, ci sono nuclei familiari che riescono ancora, io penso anche il tuo nucleo familiare, insomma, io penso sia stato speciale un po', non una cosa, come dire, insomma, sarà stato qualcosa di oltre, di speciale. Io sono stato anche un figlio molto ribelle, però dico, quando io penso a Roberto, i tre giovani ci sono, Roberto, Sonia e Giovanni, e penso a loro, alle loro storie, al fatto che comunque questi ragazzi, io li vedo crescere, però li vedo crescere in maniera retta, corretta, e penso ai giovani che non ci sono, a Giovanni, a Lucrezia, ai tanti ragazzi che loro ogni giorno seguono, che vengono qui a parlarci, i ragazzi di Lucia che sono venuti qua a parlare. Io penso che noi dobbiamo investire sui nostri, sulla nostra, tu hai detto una cosa bella, la morale è un'emozione, è un sentimento, sui nostri sentimenti, come l'elemento su cui il cortocircuito si può realizzare, il cortocircuito rispetto a una realtà che sembra andare in un'altra direzione. Io penso che questo sia quello che dobbiamo investire sui nostri sentimenti. Bisogna resistere sulle nostre posizioni, benché la società ci sia. Non abbiamo altro. Perché lo facciamo anche con un libro. Perché hai scritto un libro di poesie? Che senso avrebbe un senso? Sì, tu dici senso, no? Crustai l'uccello fra mammelle di ispido verde, il dolore non esisteva.
cioè tu stai evocando un momento della tua vita, della mia vita, della tua vita, un momento, sì, che per te è il senso della tua vita, il momento gioioso della tua vita, il momento, sì, dell'attaccamento della vita, della vita, un modo per superare il dolore e l'insoddisfazione di vivere in una società, in un mondo che va verso, diciamo, che ti sconfigge, ci sconfigge, sì, ci sconfigge e ti toglie quell'animo bambino che tu pensavi di poter preservare a lungo ancora. Quando noi diciamo, io dico che noi ci vediamo qui da 7 anni tutti i mercoledì e che molti sono qui da 7 anni, cioè alcuni sono un po' più recenti, ma molti sono qui da 7 anni, Rosa Maria, Lina, cioè stanno con me da 7 anni, ci vediamo tutti i mercoledì da 7 anni. Allora posso fare un monumento equestre, se amano il cavallo, sì, il monumento equestre. Però dico, ma resta il fatto che poi ci sono, altri sono venuti un po' dopo, hanno mantenuto la costanza e la coerenza. Ma dico, io per me il grande risultato è questo. Il grande risultato è il risultato di un gruppo di persone che riescono a portare avanti questo progetto. Adesso esce un articolo su Repubblica Napoli su questo tema della Fondazione Giardino Umano, è un progetto e che non lo disattendono, nonostante questo progetto sembra un progetto forte, diciamoci con franchezza, vedersi per 7 anni, tutti i mercoledì, per parlare di tutto, di più, perché noi trattiamo temi diversissimi, è un progetto un po' visionario, quindi in quanto visionario direi un po' folle. Però questa follia è l'unica speranza che abbiamo. Cioè noi che cosa offriamo? Cioè io Giovanni, il figlio dei miei amici, è andato a fare una carriera universitaria brillantissima, se n'è andato a Milano, fa cose egregie, va a Bocconi. Lui forse non tornerà mai. Però io, se non lo metto nella condizione di dire quando vorrà tornare, che trova qui delle persone che continuano a fare la loro, il loro esercizio di follia quotidiano, che è anche un esercizio, un riparo, lì lo chiama così, dice io mi ritrovo, che mi chiudo in questo confetto miracoloso che è un'ora alla settimana, e in questo confetto in qualche modo la stanchezza, nonostante la stanchezza, i pensieri, i problemi, cioè, che abbiamo tutti, cioè io per primo, portate avanti. Però questa è un'occasione, lo vedi, cioè, oggi ci siamo incontrati, non è importante la poesia, ma è importante lo spirito poetico, l'umanità che è lo spirito poetico, lo spirito con il quale che ti ha spinto a scrivere le cose che hai scritto. Poi al di là può piacere lo stile, non lo stile, chiama uno stile diverso, sì, uno stile diventa secondario pure, certo. No, per me è importante perché ci sono anche momenti stilistici che ho voluto sottolineare, ma quello che per me conta, scusate stasera sono stato praticamente loquace, quindi io non lo sono tanto normalmente, quindi no, volevo, perché il contatto umano con te mi ha spinto a questo discorso, perché io credo che proprio questo sia il punto di partenza che dobbiamo garantire ai nostri ragazzi. Possono fare le scelte che vogliono, però quando tornano ci devono trovare che noi combattiamo per i nostri sogni. Se abbiamo smesso di combattere per i nostri sogni, ma voi ditemi tutto quello che volete, potete credere, e uso le parole di mio nonno, potete credere a tutti i sogni, mio nonno era credente, alla vita dopo la morte, ma la vita dopo la morte non avrà alcun significato se voi avete ucciso la vita mentre la vivevate. La vita la salvaguardate solamente se avete amato qualcuno e siete stati amati da qualcuno. Non c'è nessun altro modo per conservare la vita. Mi ricordo una cosa che ho scritto poco tempo fa, che ho letto e poi l'ho postato, che mi piace, che dicevo così, perché un domani nell'aldilà non ti sarà chiesto quanto hai creduto, ma quando hai creato, quando è stato credibile e coerente in quello che hai fatto. Questo è importante, e tu questo parla di coerenza, certo, di stare qua per 7 anni e non dire un giorno e dire sempre, ricordare le parole che tuo nonno ti diceva e ricordare la sua vita, a questo diciamo, sì, se ti sei ispirato, perché quello è un punto di partenza, sì. Però il nostro incontro avviene senza di lui, avviene grazie a lui, grazie a lui, di lui. Ah, sì. Quindi, per me questo è un frutto, però senza quel seme forse non ci sarebbe stato alcun frutto. Sì, perché? Perché quel seme è stato lasciato cadere maniera, appunto, affinché succedesse. Ma in maniera gratuita, l'amore è sempre gratuito, non c'è mai uno scambio nell'amore, sì, c'è sempre gratuito. Cioè tu ami qualcuno perché lo ami, non perché qualcuno ti aiuta a fare qualcosa o ti dà in cambio qualcosa. E questo che mi ha insegnato mio nonno, devo dire, lo ringrazio, che era un dissipatore mio nonno, non era un santo, era un dissipatore, un dissolutore. Magari per la moglie e per i figli non era... No, era un dissolutore, amava troppo le donne per poter essere troppo amato dalla moglie e dai figli, però diciamo che ha fatto molti danni da questo punto di vista, però diciamo, io ho voluto bene perché lui mi ha insegnato che quando ami qualcuno, ami qualcosa, quella cosa la devi fare fino in fondo, a qualunque prezzo, a qualunque costo, anche a costo di distruggerti, ma quella cosa la devi fare fino in fondo. Credo che Dostoevskij in questo ci abbia scritto delle pagine memorabili. Ma io questo voglio ricordare, quindi
termine così potete andiamo anche l'incontro, oggi abbiamo siamo stati un po' troppo forse diffusi con la poesia Sette Fantasmi, che Sette Fantasmi sono i fantasmi della notte. Sì, una poesia un po' pesantuccia, però la voglio leggere, perché i Sette Fantasmi sono appunto gli incubi della nostra notte. E veramente io questa la leggo, devo dire la verità, da quando ho scritto credo di aver letto il suo reading di poesia, perché mi fa un po' paura, cioè, sono contento che la legga lui, perché io non... No, è che racconto un po' della mia vita, però anche se non è facile comprendere, perché... No, vabbè, però cioè, per te sarebbe complicato, ma per me è più facile, sì, io sono semplicemente un lettore. Sì, perché sì. E nel numero 7 la mia vita, come in sogno, 7 i fantasmi. Il primo venne a febbraio, mio uomo dispettoso mi spingeva sotto le onde schiumeggianti, Nettuno facondo mi accoglieva, diuturne ferite fiammeggianti sul corpo si allargavano, vastissime. Superbo lo gnomo abate veniva a confessarmi sotto i frutti, voleva e la mia anima annegava. Un solo corpo erano due in aprile, lei disperata e singhiozzante, un bimbo morto recava tra le braccia. Prendi tuo figlio. Contro mi abbaiava porgendolo al mio passo, senza faccia, angoscia mi cingeva il petto infiato, quando, nel toccare quel misero fagotto d'incanto, la vita dissolveva il tatto. Giungeva a maggio, color pesca, il fantasma delle rose come raggio, viso giallo, bocca sottile e larga, ed ombra opaca celava il soma, incavato nel cappuccio ostile, di rosa il profumo emanava e la luce fioca, lo baciava. Un sortileggio trasformò la donna in Madonna luminosa, mi stringeva. Nel mese di luglio il quinto venne, con la danza delle lucciole al crepuscolo mi inebriò, quei deliziosi fari, anelavo dolcemente affranto e incantato dal bagliore. Raggiunsi la mia stanza, come schiavo poggiai, stanco il capo sul soffice cuscino, addomesticato aveva ormai quella luce santa ogni idea di dolore al mondo. Di settembre il sesto rese insonno incerto il mese, entro una caverna alto e feroce la voce mi braccava del gigante. I pistrelli da parete si staccarono, cavalieri alati a decine si avviarono, roteando i soldati si levarono, schermandomi a quell'orco col pataggio. Si inoltrò nel tunnel il selvaggio, superandoli tronchio e spedito in viaggio. Al valico attendeva, assiso da sciamano, odore marcescente emanava il nano, fetido respiro alitava sulla mano, in un'anna di morte stridula intonava, nel sibilo tombale cingeva la mia anima. Tunica marmorea indossava il settimo. Metà dicembre era ormai trascorso, quando la notte diventa nascita divina, vigilia di speranza e redenzione umana. Quando lo sparo di petardi rende lieto il flusso e l'incanto della vita. Allora gli aromi degli agrumi maturi rammentano il presagio di una stella. L'enorme statua indicò il cielo etereo e disse: di questa vita solo un Dio può vincere i fantasmi. Ringraziamo Carlo Parente delle poesie. Ci vediamo mercoledì prossimo, parleremo di Basilico a Natale, il libro di Fiabe e di Lucina, una scrittrice napoletana, Rosita Dovani, della Provaccia. Ci vediamo mercoledì prossimo.